Paziente adulto, leucemia acuta linfoblastica Filadelfia positiva, linfociti B, refrattaria a tutte le cure esposte dalla professoressa Chiaretti, incluso il trapianto. Le CAR-T possono rappresentare una svolta? Bisogna anche in questo caso vedere la storia terapeutica. Al momento le CAR-T sono, diciamo, c'è un prodotto commerciale che si chiama Kymriah che è approvato solo per i giovani adulti, ovvero fino a 25 anni di età. Quindi bisognerebbe vedere innanzitutto l'età del paziente, vedere tutta la storia clinica. Eventualmente ci sono programmi compassionevoli che si stanno aprendo in Italia. Il paziente non sappiamo se ha già fatto trapianto, chiaramente. Lui dice che Sì, refrattario a tutte le ha fatto cure le terapie incluso il menzionate, trapianto. incluso il trapianto. E il paziente può provare a contattarci un po' più specificamente, forse, poi vediamo che cosa si può proporre. Sì, perché possiamo dire che ci sono dei centri accreditati in Italia, non tutti i centri ematologici sono accreditati per la cura con CAR-T. Poi ci dica lei, professoressa Chiaretti, alcuni centri sono accreditati per la somministrazione CAR-T per la linfoblastica acuta, altri per il linfoma, giusto? Beh, Quindi. sì, insomma, chi fa CAR-T le fa per tutte e due le patologie, poi ci sono altri centri che fanno altre terapie sperimentali, però se il paziente magari ci contatta, poi cerchiamo di indirizzarlo al meglio.